Oddio, cosa sta facendo questo semplice uomo? Oddio. Oddio, lui è uno di quelli che ce l'ha fatta. Bravo, bravo, grandissimo. Nel video di oggi vediamo me insieme ad un amico andare alla ricerca di grotte e cascate in un paesino lontanuccio, più o meno, sì, potremmo dire. Niente, la situazione della benzina è pessima e non c'è nessun benzinaio, ma tu guida però, cazzo, guardi. Moriamo, però lui deve guardare. Se dovessimo tornare, magari se non torniamo risparmiamo anche dei soldi. Per chiunque volesse intraprendere la nostra stessa strada e il nostro stesso viaggio, sappia che non è proprio dietro l'angolo. Però la curiosità è la caratteristica peculiare e fondamentale di ogni avventuriero. Perciò, se veramente vuoi fare la differenza, fallo ogni volta che puoi senza farti male, come in questo caso. La situazione attuale è che finalmente siamo riusciti ad arrivare a Ferrara. Prendiamo l'attrezzatura e andiamo. Sei pronto, Ste? Più o meno, cioè devo mettere a posto la macchina. Però sì, dai, siamo pronti, ormai siamo arrivati fino a qui. Dai, sono pronto, sono carico. Gattino lì, guardalo! È scappato. Allora, da questa parte siamo discesi, piano piano, adesso dobbiamo scendere sempre di qua e arriviamo fino a lì. Finalmente, raga, le abbiamo trovate le cascate. Sono proprio quelle. Madonna, che figata. E adesso facciamo la foto. Finalmente si può scattare. E la terza caratteristica fondamentale di un avventuriero è la sua capacità di trovare il buono in tutte le cose, di trovare il meglio in ogni situazione e soprattutto mangiarci su. Sì, mangiarci su, perché dopo una bella avventura non c'è niente di più bello che avere la panzotta piena. Allora, abbiamo finito di mangiare, ora partiamo, direzione Milano, finalmente la giornata giunge al termine, si torna a casa. Intanto voglio farvi vedere quanta delinquenza c'è in questo parcheggio. Di Andrea. Macchina qui, casa qui, già capisci. Oh, a Milano era già via. Poi nonostante tutto il parcheggio che c'era, cioè lui ha voluto comunque metterla lì. Incredibile. Tra l'altro qui ci sono due paesi, due laghi e tutti e due i paesi hanno la trattoria del lago, c'è una fantasia che neanche ve lo racconto. Adesso però torniamo a casa. Sono le 10:30. Anzi, per non dirle 11, ci mancava tipo un'ora e mezza per tornare a casa. E la sera è buia, senza illuminazione. Qualcuno, aiutateci. Aste, devo dirti una cosa. Ho preso la 6003. Che bastardo.